Paolo Alli, segretario generale della Fondazione De Gasperi, oggi un'importante ricorrenza per i 70 anni dalla scomparsa di quello che molti definiscono come il nostro più grande statista. Sì, certo, noi siamo qui a San Lorenzo in Verano per questa santa messa di commemorazione del 70° della morte. Stanno anche uscendo molti articoli su giornali nazionali che denotano il grande interesse che c'è per la figura di questo personaggio che è ancora molto viva, che ha molte cose da dire a tutti noi, soprattutto ai giovani, ma direi anche ai politici di oggi. E domani al meeting di Rimini inizieranno in pratica tutte le celebrazioni, le manifestazioni previste e organizzate dalla Fondazione De Gasperi con questa grande mostra che durerà tutta la settimana del meeting di Rimini su De Gasperi, che si intitola Servus Inutilis, la politica De Gasperi è la politica come servizio, cioè proprio il concetto che ebbe De Gasperi del senso evangelico del servo inutile, cioè della persona che si mette a disposizione degli altri, guidò la sua azione politica, così come aveva guidato tutta la sua vita, al servizio degli altri. Ecco, questa è una grande testimonianza che vale tutt'oggi e quindi siamo molto lieti come Fondazione De Gasperi di poter dare un contributo di conoscenza e di diffusione della figura e della testimonianza di questo grande statista. De Gasperi è sicuramente una grande eredità la sua. Oggi in che posizione politica lo vedrebbe nel grande dibattito che c'è? De Gasperi non è, come dire, incapsulabile dentro le logiche di oggi, perché lui fu un uomo molto aperto al dialogo, molto determinato e deciso, ma anche molto aperto al dialogo. Quando la Democrazia Cristiana vinse da sola le elezioni e poteva governare da sola, lui aprì il governo a repubblicani, socialisti, liberali, eccetera. Quindi fu sempre alla ricerca di un dialogo, anche se poi ovviamente sconfisse i comunisti, dopo essere stato messo in prigione dai fascisti, sconfisse i comunisti, quindi era un uomo di centro. Tant'è vero che una delle sue più grandi, come dire, lezioni è in quella frase quando disse: tutti parlano di andare a destra o di andare a sinistra, l'importante è andare avanti, e andare avanti significa andare verso la giustizia sociale. Ecco, io credo che De Gasperi oggi cercherebbe la giustizia sociale dovunque essa si collochi. Un uomo di grande dialogo internazionale, proprio oggi c'è una visita di Stato molto importante del segretario americano Blinken in Israele. Oggi è il giorno in cui il dialogo è fondamentale, anche dall'America dicono è l'ultimo occasione per trovare una soluzione, per trovare una tregua. Certo, questa situazione internazionale ormai è esplosiva. De Gasperi collocò l'Italia nell'ambito delle grandi democrazie occidentali in un momento in cui l'Italia usciva sconfitta dalla guerra. Ecco, è un richiamo anche questo. Noi dobbiamo cercare il dialogo però all'interno di quell'ambito nel quale noi siamo storicamente collocati, che è il mondo delle democrazie. Purtroppo quello che sta succedendo oggi in Ucraina come in Israele è una grande sfida delle autocrazie alle democrazie. Noi dobbiamo tenere la barra molto dritta. Certo, il tema di Israele è un tema molto delicato, perché gli eccessi di reazione di Israele ovviamente sono eccessi, come tutti gli eccessi, da condannare, anche se Israele ha diritto a difendere la propria esistenza. Quindi speriamo che questi dialoghi che sono in atto in questi giorni portino a una soluzione positiva. Spero che prevalga la ragionevolezza in tutti. Lei è anche presidente di Alternativa Popolare. Proprio oggi è uscita un'intervista del ministro degli esteri Tajani che ribadisce come la figura più importante come commissario da proporre sia quella del ministro Fitto. Ecco, voi che ne pensate di questo dialogo che è in corso per il commissario europeo da dare all'Italia? Una figura fondamentale. Sì, certo. Io mi auguro anche che sia una figura che abbia un peso specifico importante, come lo ha avuto Paolo Gentiloni. Obiettivamente il portafoglio di Gentiloni è stato un portafoglio molto importante. Credo che l'Italia non possa avere meno di quello, proprio al di là delle questioni che sono nate dopo il fatto che la Meloni non abbia votato la von der Leyen, scelta a mio parere sbagliata, perché Giorgia Meloni, che è un'ottima politica, però ha dimenticato che
è molto difficile tenere il ruolo di primo ministro in un paese fondatore dell'Unione Europea e al tempo stesso essere capo dei conservatori in Europa. Questo doppio ruolo le ha impedito di votare la von der Leyen, in quanto come capo dei conservatori non lo poteva fare. È stato un errore strategico importante, io spero che possa essere recuperato perché l'Italia ha bisogno di un commissario molto importante. Raffaele Fitto è persona che conosce molto bene il funzionamento delle istituzioni europee, è una persona moderata che viene da un ambito, non dimentichiamolo, centrista, democristiano e di Forza Italia, quindi credo che potrebbe essere una buona soluzione.